Salve agli amici di YouTube. Qui in questo video vedremo, diciamo, ancora delle risposte a domande che mi sono state fatte, nel senso che a volte c'è necessità di tagliare lastre di alluminio di 2-3 mm, 5 mm e alcuni hanno seghetti alternativi, altri piccoli seghetti a mano, e quindi naturalmente si taglia. Io quello che posso dire, per aver fatto qualche taglio, ho sistemato alcune cose per aiutarmi in questo tipo di tagli qui, è quello di non buttare, per esempio, le lame queste dei seghetti a ferro, perché anche una volta che non tagliano più, invece che buttarle, io le arrodo, cioè ripasso i denti facendo dei denti più grandi per tagliare appunto i materiali più teneri, come appunto l'alluminio, il bronzo, l'ottone, ma anche il plexiglass e anche il legno. Quindi diciamo che queste lame qui ancora possono essere utilizzate per questo scopo e ci evitano gran parte del lavoro, perché naturalmente noi possiamo tagliare anche con la lama a ferro normale, però siccome i denti sono molto piccoli di queste lame qui, perché loro sono fatte per tagliare il ferro, e i denti non possono essere più grandi, altrimenti si spezzerebbero per la durezza dell'acciaio. Allora, nel momento che noi andiamo a tagliare materiali più teneri, i denti tendono a impastarsi, cioè rimangono fra i denti delle briciole e arriva anche a non tagliare più, allora bisogna pulirlo e poi ripassare ancora. Mentre facendo dei denti più grandi, sono più adeguati per fare i tagli su materiali più teneri. Lo vediamo anche nelle lame delle scintille, per esempio. Qui c'è una serie di lame dove va da quella che ha i denti molto stretti, che per i materiali duri come il ferro, a quelle che vanno con i denti larghi, dove vanno i materiali più teneri o il legno. Quindi vedete che sono varie tipologie di denti che hanno grandezze diverse, a secondo pure, questo è per legno per esempio, e sono molto più grandi. Quindi diciamo che sono riciclabili. Le migliori di queste lame qui, dico che sono quelle che vengono chiamate bimetalliche, sono le più dure, costano un po' di più, ma ne vale la pena quando acquistiamo una lama per ferro, perché è più durevole nel tempo. Quindi una bimetallica durerà di più e potrà funzionare all'ultimo anche quando è da buttare per questo lavoro qui. Poi queste qui invece sono di acciaio rapido. Anche queste sono di acciaio per tagliare il ferro, però sono meno dure delle bimetalliche. E quindi o l'una o l'altra, è indifferente, possiamo alla fine della loro vita rifare questi piccoli denti. Per rifare questi piccoli denti noi useremo o una piccola molla, se ce l'abbiamo, come quella che ho presentato nel video sulla piccola molla efficiente, oppure una smerigliatrice con il supporto che ho descritto, anche quella in un altro video, montando un dischetto di questi qui che ha lo spessore di 1 mm, un disco a ferro, e noi non faremo altro che, seguendo l'inclinazione dei denti, spostarci ogni due denti e approfondire un po' più il dente, quindi farlo un po' più grande.
e adesso farò questi denti qui con la piccola mola e poi vedremo come taglierà. Ora ho montato il piccolo disco per vedere come si monta. Come detto, già ho fatto un altro video, quindi potete andarlo a vedere. E adesso inizieremo a fare tutti i piccoli denti più scavati per tutta la lunghezza della lama. Ecco, noi adesso abbiamo approfondito, non so se si vede, tutta la dentatura, anche se non sarà stata fatta nel modo preciso, dente per dente, come ci vorrebbe messo sulla macchina precisa. L'importante è che noi adesso abbiamo fatto l'approfondimento di tutti i denti. E comunque avremmo fatto una strada e un tagliente per i materiali più teneri. Adesso la montiamo e vediamo come taglia. Togliamo questa a ferro e mettiamo questa che abbiamo rifatti i denti. I denti, va detto, che rispetto alla sega vanno sempre portati in avanti, quindi il dente sarà messo in questo modo qui. È caduta la vitarella. Eccolo qui. Ecco. Il nostro archetto adesso è pronto per fare il taglio. Vediamo. Proviamo prima su un pezzo di legno duro, che diciamo è quello più tenero. Ora questa è una sega a ferro normale. Se noi tagliassimo con questa, lei naturalmente taglia. Lei naturalmente taglia, ma i denti sono talmente piccolini che lo scorrimento sarà più lento, evidentemente, mentre con denti più grandi il taglio sarà più rapido. Vedete che bastano pochi colpi su uno spazio così per tagliare. Lo possiamo vedere su un alluminio
da 12 decimi, questo modo qui, col seghetto normale a ferro, lui essendo molto piccolo naturalmente ha più penetrazione, ma con questo ne avremmo ancora di più. Vedete che con due soli passaggi riesce a fare lo stesso percorso dell'altro seghetto a denti piccoli ma con più passaggi. Ora lo vediamo su una lastra d'alluminio da 4 mm. Possiamo contare le mandate. Vedete, io ho fatto 10 mandate, ma la lama già si è impastata di alluminio. Ora proviamo con questa a fare sempre 10 mandate. Ecco, vedete che con le stesse mandate riesce a fare un taglio più che il doppio e i denti non si impasseranno e non si rovineranno perché il materiale è alluminio mentre l'acciaio è fatto per il ferro. Possiamo vedere un materiale dove una lama a ferro si impasta più che in altri materiali, perché questo è proprio gommoso. Questa è la lama normale e vedete che quasi scivola via, mentre vediamo come si comportano i denti grandi. Ecco, vedete che la rapidità è molto più veloce e violenta. Ecco, quindi abbiamo visto come a volte anche roba che da buttare si può invece recuperare e farci dei lavori che ci eliminano un po' di fatica. Quindi è preferibile una lama fatta così in breve tempo con una moletta, come avete visto, per fare dei tagli su materiali come questi, piuttosto che andare a cercare chissà che cosa, magari di molto costoso, come per tagliare queste qui o tagliare lamiere da 4 mm come queste, mentre con una lamaccia da buttare si può recuperare e fare un buon lavoro. Ecco, spero di aver risposto alle vostre richieste. Questo è un altro mio piccolo contributo. Ci vediamo al prossimo. Arrivederci e grazie.